Ok, siamo in live. Bene, bentornati amici di Liberi Oltre. Quest'oggi inizia una nuova rubrica e parleremo di fondi sovrani. Siamo io, il professor Bortolotti, Bernardo Bortolotti, mio professore all'Università di Torino e attualmente professore alla NYU di Abu Dhabi. Quindi prego, professore, la lascio introdurre. Salve, io sono attualmente visiting professor presso la NYU qui nella sede di Abu Dhabi della New York University. Sono stato a lungo per molto tempo in forza al Dipartimento di Economia e Finanza ESOMAS di Torino e mi sono occupato di fondi sovrani da diversi anni, anche da un osservatorio che abbiamo aperto in Bocconi presso il Centro Baffi, che si è direi, in maniera quasi esclusiva dedicato all'analisi tipo economica e finanziaria dell'attività dei fondi sovrani. Questo è in sintesi quello che abbiamo fatto e stiamo facendo adesso. Qui ad Abu Dhabi ho una cattedra specifica sui fondi sovrani, quindi insegno l'economia dei fondi sovrani nell'ambito del Dipartimento di Economia, nella nostra divisione di Scienze Sociali, e abbiamo, un discreto seguito di studenti, anche perché ovviamente il tema qui è sentito in maniera particolare, data la presenza di certi soggetti, di certi fondi che qui operano da lungo tempo. Ti Bene, lascio la infatti parola. abbiamo deciso proprio di trattare questo argomento dei fondi sovrani perché comunque è molto molto interessante, molto molto importante dal punto di vista sia economico che geopolitico, ma che in Italia purtroppo non ha il focus che meriterebbe secondo noi. Infatti quest'oggi abbiamo creato questa scaletta, diciamo, in cui iniziamo con le definizioni, le origini di questi fondi sovrani, le loro funzioni, per poi parlare delle cifre, dei loro trend nel corso degli anni, della capitalizzazione, dei ranking dei più grandi fondi sovrani al mondo, per poi concludere con le sfide alla luce del Covid e sfide alla luce dei problemi con petrolio, geopolitica e globalizzazione. Quindi iniziamo. Che cos'è, in parole povere, un fondo sovrano? Sono degli strumenti di investimento di proprietà dei governi, però gestiti come se fossero indipendenti. Quindi a tratti sono simili a una banca centrale per la gestione, ma il loro obiettivo è l'investimento. L'investimento di che cosa? Principalmente risorse naturali. Principalmente risorse naturali dei paesi, di vari paesi. Infatti, i più grandi fondi sovrani di investimento sono proprio dei paesi del Medio Oriente come Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, ma anche la Norvegia, con il suo più grande fondo sovrano, dato che la Norvegia è un grandissimo estrattore di petrolio. E quindi, professore, volevamo parlarne. Qual è secondo lei l'obiettivo principale di un fondo sovrano? Da che cosa si inizia per parlare di un fondo sovrano? Qual è la prima lezione che c'è di un fondo sovrano? Beh, allora, la cosa più importante secondo me, cioè, per avviare una discussione sull'importanza dei fondi, è ovviamente utile partire da alcuni numeri, cioè perché i fondi sovrani sono effettivamente così importanti, quali sono le caratteristiche distintive dei fondi anche rispetto alle altre istituzioni finanziarie che li rendono, particolarmente interessanti, sia da un punto di vista di ricerca, ma anche ovviamente da un punto di vista di policy. Beh, allora, innanzitutto ci sono alcuni numeri che vanno presi in considerazione. Il primo è che i fondi sovrani sono stati, come categoria di investitori istituzionali, quelli che hanno visto negli ultimi 20 anni il tasso di crescita più elevato rispetto a qualunque altra classe. Quindi hanno avuto questa crescita impetuosa. Ovviamente dal giro del secolo, diciamo dal 2000 in avanti, hanno avuto questa fortissima impennata, accelerazione degli investimenti e quindi degli asset in gestione. Pur non essendo un fenomeno nuovo, perché i fondi sovrani sono istituzioni storiche. Pensate che, ad esempio, il fondo sovrano più antico, quello appunto che è stato istituito per primo, è il Kuwait Investment Authority, che è stato fondato nel 1953, quando ancora il Kuwait era un protettorato inglese, quindi non esisteva ancora lo Stato e in Kuwait esisteva già un fondo sovrano. Però naturalmente la loro vita, la loro attività è rimasta,
piuttosto, come dire, non è stata particolarmente rilevante, non si è vista nei numeri, fino ovviamente al boom della globalizzazione, di cui parleremo tra un attimo. Quindi, il primo fatto da tenere in mente è questa straordinaria accelerazione recente, che li ha portati quindi alla ribalta nella finanza globale di oggi, e grazie appunto a questa eccezionale accelerazione e crescita degli investimenti. Un secondo aspetto che li rende particolarmente importanti è la loro concentrazione, cioè poi parleremo di cifre, ma i primi 20 fondi sovrani detengono quasi l'80% del patrimonio gestito. Quindi è una forza di fuoco, una potenza di fuoco che, pur avendo dei riporti ovviamente istituzionali molto diversificati, però è estremamente concentrata anche rispetto a qualunque altra tipologia di investitore istituzionale, siano fondi pensione, fondi comuni o altri soggetti di quel mondo. Un terzo elemento, che lei ha anche un po' citato di sfuggita, che li rende molto interessanti, è questa doppia valenza economica da un lato e politica. Quindi alcuni commentatori vedono nei fondi sovrani una sorta di ossimoro finanziario, cioè come fa un soggetto alla fine di proprietà pubblica a perseguire un obiettivo di redditività finanziaria senza essere continuamente catturato dalla politica. Come vedremo, spero, all'interno di questa discussione ci sono dei casi molto interessanti in cui questo ossimoro si risolve, in cui esistono, ci sono diversi casi di fondi sovrani gestiti in maniera estremamente professionale, sono riusciti nel corso di questi loro anni, lunghi anni di attività, a generare dei rendimenti anche corretti per il rischio davvero significativi. Quindi è un'industria che regge, un'industria che non è un grande mega portafoglio di aziende decotte, ma è una categoria di soggetti che si sono progressivamente, molto rapidamente evoluti, fino a diventare, secondo me, degli attori molto importanti nella finanza di oggi, nella finanza globale di oggi. Professore, mi scusi che la interrompo, sì, una domanda un po' provocatoria. Ma siamo proprio sicuri che la divisione tra politica e gestione del fondo sia così seria, diciamo, sia così certa? Non si può generalizzare in questi casi. Esattamente. Perché la platea, la comunità, il settore, l'industria dei fondi sovrani è un'industria estremamente eterogenea sotto tantissimi aspetti. E forse la dimensione di eterogeneità massima è proprio quella della governance, cioè l'assetto istituzionale in relazione alla politica, quindi al potere centrale dello Stato. Quindi noi in ogni caso abbiamo la proprietà pubblica dietro le spalle, quindi stiamo considerando sempre soggetti che hanno al 100% i diritti di proprietà e di controllo sotto il governo centrale soprattutto. Però nell'articolazione delle strutture istituzionali esistono diversi casi in cui viene garantita una discreta autonomia in ambito finanziario, per cui alcuni fondi riescono ad avere davvero una politica che è effettivamente orientata alla valorizzazione delle partecipazioni. Poi, attenzione, sono soggetti sovrani, quindi sono pezzi di istituzioni che stanno all'interno delle categorie degli investitori di soggetti istituzionali pubblici, quindi rispondono alla politica, hanno una funzione di policy molto forte, quindi è un errore ovviamente sganciarli dalla politica fiscale dei paesi in cui operano, politica fiscale o monetaria o finanziaria dei paesi in cui operano. Quindi questo è una premessa da fare, è una considerazione assolutamente importante. Detto ciò, se andiamo a vedere, non so, mi viene in mente un fondo sovrano tipo il fondo sovrano di Singapore, che è Temasek, è un enorme fondo di venture capital, di private equity, con partecipazioni strategiche,
e che ha avuto una capacità di incidere in maniera molto forte sull'economia nazionale, ma anche una elevata redditività. Quindi bisogna guardare caso per caso, oppure ci sono ovviamente anche situazioni di totale controllo, di totale discrezionalità della politica su certe decisioni di investimenti. Però direi che non possiamo scartare, non possiamo prescindere dalla possibilità che questi appunto ossimori finanziari riescano comunque a generare degli obiettivi importanti, sia dal punto di vista economico-finanziario, ma in alcuni casi anche economico e sociale. Chiarissimo, assolutamente. Quindi, dopo che abbiamo spiegato un po' l'origine e la funzione di questi fondi, che derivano quindi da un'esigenza di determinati governi di investire il frutto di certe risorse, passiamo quindi alle cifre attualmente nel 2021, in questi ultimi anni, un po' quali sono i fondi più grandi, sì, quali sono quelli più importanti, un po' quanto gestiscono questi, per dare un ordine di grandezza, per far capire quanto effettivamente, quanti miliardi passano sotto le mani di questi fondi. Sì. Allora, per quanto riguarda il patrimonio gestito dei fondi sovrani, le stime, perché di stime si tratta, visto che in alcuni casi l'ammontare preciso degli asset under management sono un vero e proprio segreto di Stato. Però la comunità dei ricercatori che si occupano di questo tema stima all'incirca tra i 6 e i 7 mila miliardi di dollari, quindi 7 trilioni di dollari, a oggi il controvalore del patrimonio in gestione dai fondi sovrani del mondo. Quanti sono i fondi sovrani? Ovviamente dipende da che tipo di definizione noi andiamo ad applicare, però con una definizione abbastanza larga, oggi in operazione, in attività ci sono all'incirca 150 fondi sovrani, con ovviamente tante funzioni diverse. Qui è anche utile richiamare le funzioni e anche come poi le funzioni dipendono a loro volta dall'origine dei fondi e quindi degli asset. Ha già richiamato lei, sicuramente la questione delle risorse naturali è molto importante, infatti 2/3 di questo patrimonio fa riferimento a fondi che hanno origine da risorse petrolifere, gas, ovviamente petrolio, gas, ma anche commodities, materie prime di vario tipo, dal rame ai metalli preziosi. Quindi abbiamo una prima categoria di commodity, possiamo chiamarli fondi commodity o fondi ancorati alle risorse, a cui però bisogna affiancare un'altra tipologia di fondo, che sono quelli come il fondo cinese, ad esempio, che ha da fatto naturalmente il petrolio come motore dei suoi asset, ma semplicemente gli avanzi della bilancia commerciale, gli avanzi strutturali della bilancia commerciale, quindi la grande capacità di penetrazione della Cina, ad esempio, sui mercati internazionali, ha determinato un surplus delle partite correnti strutturale, che si è evidentemente convertito in valuta pregiata nei forzieri della banca centrale cinese. Ovviamente si trattava di una liquidità in eccesso, quindi una liquidità in valuta pregiata in eccesso rispetto a quelle che erano i motivi precauzionali che le banche centrali devono naturalmente seguire e perseguire, e per questo motivo, ad esempio, la banca centrale cinese ha deciso di creare questi fondi. In particolare il più famoso è il China Investment Corporation, il più importante naturalmente, che è stato capitalizzato proprio con le risorse, con la valuta pregiata della banca centrale cinese, che ovviamente da prima si è accontentata di investire nei treasury cinesi e poi ha detto dobbiamo cercare delle iniziative di investimento, degli progetti di investimento più redditizi, anche perché il fondo sovrano cinese ha poi delle liabilities, ha delle passività da dover servire, perché ha emesso delle obbligazioni che sono detenute dalla banca centrale cinese. Quindi questo è una seconda tipologia di fondo, quindi più legato alla risorsa, ma ai surplus, quindi all'attività, all'esportazione di beni e servizi dell'economia cinese. A questo
queste due categorie è importante affiancarne una terza, perché anche di queste si tratta, i fondi sovrani sono anche questa terza gamba dei fondi sovrani, sono ad esempio quelli legati alla valorizzazione di asset, di cespiti di varia natura, ad esempio proventi di privatizzazione che vengono affidati a un ente pubblico incaricato di appunto di investirli a sua volta, oppure si tratta di appunto holding di partecipazioni di aziende che vengono trasferite, date in gestione a delle holdings di partecipazioni strategiche che comunque anche nella letteratura vengono legittimamente chiamati fondi sovrani. Evidentemente in questo terzo caso non si tratta né di avere risorse petrolifere a disposizione né straordinari surplus commerciali, si tratta di holding finanziarie, così come fu, ahimè, l'IRI negli anni 50 e 60, poi seguendo una storia ovviamente problematica dal punto di vista dell'efficienza, però avremo anche magari occasione di parlarne, che negli ultimi anni si è visto un forte sviluppo di questa terza categoria di fondi che si chiamano o fondi strategici, fondi sovrani strategici o fondi di sviluppo, soprattutto in Asia, ma anche in Europa e anche in Africa si è visto l'emergere di questa terza categoria di fondi, appunto fondi strategici o fondi di sviluppo. Lei mi richiamava alle cifre, quindi abbiamo detto circa 6-7 miliardi di dollari di investimento, 6-7 mila, quindi 7 trilioni di dollari under management, come si dice, e qual è il ranking, qual è la classifica? Allora, tutti sanno che il fondo sovrano più grande del mondo è il fondo norvegese, che da solo vale a oggi circa 1.200.000, quindi 1.200 miliardi di dollari. E la cosa interessante del fondo sovrano norvegese è che oggi vale più di tre volte il PIL norvegese, quindi stiamo parlando di un fondo che vale tre volte l'economia nazionale. È come se l'Italia, invece di avere un debito da 2 trilioni, no, quanti sono adesso, 2 trilioni e passa, avesse un fondo sovrano da 5 trilioni di asset, ecco, per dare l'ordine di grandezza e il confronto tra questi due paesi. Poi vengono naturalmente i fondi, il fondo cinese è il secondo più grande al mondo, con circa 1 trilione, quindi 1.000 miliardi, e poi i grandi fondi emiratini o della regione dove mi trovo io adesso, quindi la regione del Golfo, con il fondo di Abu Dhabi, ADIA, che è, secondo alcune stime, viaggia attorno agli 800 miliardi di dollari, seguito da altri sempre molto importanti, qui del Golfo. Ovviamente abbiamo il fondo saudita, abbiamo il fondo la Kuwait Investment Authority, abbiamo il Qatar Investment Authority, che è stato molto presente in Italia con una serie di investimenti qualche anno fa, e poi a fianco di questi dobbiamo ovviamente ricordare i due grandi fondi di Singapore, che sono Temasek e GIC. Quindi il Temasek, fra l'altro, il nome è esattamente il nome storico della città-stato di Singapore, quindi si chiama proprio così in malese. E GIC invece è l'altro fondo, sempre di Singapore. I due fondi hanno mandati molto diversi e totalmente complementari. Quindi il fondo Temasek è un portafoglio di aziende strategiche nato su Singapore, cioè portafoglio molto focalizzato sull'economia nazionale inizialmente, poi si è aperto diversificandosi e diventando un incredibile fondo di private equity con partecipazioni anche ovviamente in moltissime aziende quotate e con uno straordinario percorso di crescita. Government invece, l'altro fondo di Singapore, è un fondo di, diciamo, puro risparmio, senza alcuna investimento in Singapore, è completamente diversificato all'estero. Quindi queste sono ovviamente in maniera molto approssimativa le grandi cifre dei fondi sovrani. Ovviamente sulle le cifre dicono poco, sono, come dire, appunto variabili di stock che noi andiamo
ad analizzare così, come se fosse una specie di snapshot che prendiamo adesso, ma naturalmente la cosa più interessante è vedere l'evoluzione di questo fenomeno, cioè, come diceva lei, cioè i trend di lungo termine, quali sono stati i passaggi fondamentali nella vita dei fondi. Abbiamo parlato della loro origine storica, quindi abbiamo parlato del 53, della scoperta ovviamente del petrolio, nel Golfo, l'utilizzo, lo sfruttamento del petrolio nel Golfo, che parte addirittura in Iran, ovviamente subito seguito dall'Arabia Saudita, il Kuwait nel 53 comincia, gli Emirati arrivano molto in ritardo rispetto agli altri paesi del Golfo, arrivano quasi alla fine degli anni 70 sotto ovviamente l'imprinting di Sheikh Zayed di Abu Dhabi, e poi c'è questa storia di crescita lenta ma inarrestabile, soprattutto dei fondi del Golfo, poi entra la Cina con la globalizzazione. Ecco, quali sono le fasi, i momenti storici veramente importanti, i momenti più critici o più interessanti, e poi anche, come dire, quelli che poi hanno determinato il percorso futuro di crescita dei fondi? Beh, allora, secondo me bisogna partire dall'inizio degli anni 2000, e quello è un momento interessante perché i fondi si affacciano per la prima volta come attore della finanza globale. Riciclando petrodollari, entrano in operazioni trasfrontaliere importanti, e questo viene notato, ovviamente, quindi viene notata questa attività di investimento, soprattutto in alcune operazioni che fanno alzare come dire, alcuni sopracciglia a Washington, in particolare quando, ad esempio, un operatore di Dubai lancia questa offerta per i porti, alcuni porti americani, e una serie di altre iniziative hanno mosso, come dire, dato vita a un dibattito molto duro nei confronti appunto di questi nuovi soggetti, che qualche commentatore, e mi ricordo in particolare Larry Summers in un famoso articolo sul Financial Times nel 2008, addita come fondi lontani dalla logica capitalista, proprio perché di proprietà pubblica. E addirittura Larry Summers si spinse a dire che erano in grado proprio di minare le fondamenta del libero mercato, proprio perché avrebbero distorto, grazie a questa loro come dire, origine pubblica, origine politica, e in particolare origine politica e da paesi non democratici. Questo era l'ulteriore carico da 90, no? Che andavamo a mettere su questo tema. E quindi è nato un dibattito che in maniera molto, come dire, molto interessante, si è poi esaurito per quasi, come dire, ritornare a 360 gradi, cioè a 180 gradi in un'altra direzione, con la grande crisi finanziaria. Cosa succede con la grande crisi finanziaria? Ovviamente Lehman, ce lo ricordiamo tutti, i mercati finanziari sono in caduta libera, e proprio in quel momento, quindi anche se qualche mese prima i fondi sovrani venivano additati come i nuovi barbari che avrebbero assaltato i bastioni del capitalismo globale, beh, proprio sono i fondi sovrani che intervengono a salvare Wall Street. Come? Ovviamente con una serie di interventi di salvataggio, quindi di iniezione di capitale, che arrivano a sfiorare quasi 100 miliardi di dollari su quasi tutte le principali banche di Wall Street. Un intervento orchestrato, ovviamente, dal Tesoro americano, che interviene parallelamente con il cosiddetto Troubled Asset Relief Program, mettendoci a sua volta ovviamente una importante disponibilità, se ricordo bene, 800 miliardi di dollari di capitale proprio a sostegno delle banche, parte ovviamente contestualmente anche il QE,
in quello stesso momento e dall'estero arrivano i capitali freschi dei fondi. Interessante vedere che da quel momento i fondi sovrani, da appunto barbari alle porte, diventano, si legittimano e diventano attori ben voluti in tutti le principali piazze finanziarie globali. E quindi la percezione nei confronti dei fondi cambia radicalmente tra il 2008 e il 2009. Quello è il momento proprio, ovviamente, in cui superiamo con grande difficoltà la crisi finanziaria, cioè usciamo, ci allontaniamo da quello, ovviamente, da quel baratro a cui quell'Armageddon finanziario che stavamo per vivere, grazie anche all'attività dei fondi. Quindi questo è un primo milestone che metterai davanti. Sappiamo bene cosa succede dopo. Sì? Scusi che la interrompo. Infatti ha già parzialmente risposto alla domanda messa sotto da Nico, che chiede, in funzione di quanto sono grandi questi fondi, quanta potenza di fuoco hanno, se possono influenzare le sorti dei mercati. E come lei ha apparentemente già risposto, lo hanno fatto con questo aneddoto che lei ci ha raccontato di questo sostegno ai mercati e specificatamente alle banche, ma soprattutto, Nico, ovviamente, data la quantità di miliardi che questi veicoli hanno in gestione, è ovvio che la domanda veramente è cresciuta esponenzialmente nei mercati, che quindi ha portato sicuramente a un aumento sia dei volumi, sia dei valori proprio degli indici azionari, in quanto investono principalmente in strumenti finanziari, anzi quasi sono strumenti finanziari, quindi se lasciamo stare la parte immobiliare è ovvio che il loro apporto è più che notevole. Scusi che l'ho interrotta, professore. Sì, no, venendo alla domanda, interessante. Certo, allora andiamo sui numeri, facciamo proprio la cosiddetta big picture. Cioè 6 trilioni, 6-7 trilioni non sono, cioè in relazione al patrimonio complessivamente gestito, che secondo le ultime stime viaggia sui 70-80 miliardi, non è enorme, nel senso è il 10% della finanza globale. 70-80 mila miliardi, giusto? Sì, 70 trilioni, 70 trilioni di dollari, 70 mila miliardi di dollari sono all'incirca il controvalore del patrimonio gestito da tutti gli investitori istituzionali del mondo. Quindi in termini relativi gestiscono all'incirca un 10%, ma questo 10% pesa probabilmente anche oltre rispetto al suo controvalore, proprio per questa capacità, anzi proprio per questa sua elevatissima concentrazione. Quindi è una potenza di fuoco che può essere orientata e può avere degli effetti naturalmente anche di natura sistemica. E va detto, insomma, quindi è sicuramente un elemento di rilievo quello dell'aspetto sistemico dell'attività di investimento dei fondi. Si parlava dei trend, se vogliamo continuare in questa così carrellata o rapida successione degli eventi più importanti della storia dei fondi, ecco, passata la grande crisi, non passata, insomma, nel percorso di uscita della grande crisi, ovviamente molto condizionata dalle politiche espansive monetarie, viviamo questo momento, che poi ancora oggi è un momento di grande compressione dei rendimenti, che porta i fondi a prendere delle posizioni più aggressive, come diceva anche lei, su anche altre asset class rispetto all'equity listato tradizionale, cioè il public equity, quello capitale di rischio puro, quello trattato sui mercati. In questa fase si è visto che quasi tutti i fondi hanno progressivamente aumentato l'esposizione verso appunto il settore immobiliare, le infrastrutture, tutti quelli che vengono, un po' impropriamente chiamati safe assets, quindi non i treasuries, perché safe assets nell'economia finanziaria si fa riferimento a un'attività priva di rischio. Queste non sono attività prive di rischio, ma sono safe,
dal punto di vista più economico che finanziario, perché spesso ancorate a un bene reale, a un'infrastruttura e quindi a un immobile in grado di generare rendimenti e di preservare in qualche modo il proprio valore, anche in un contesto in prospettiva inflazionistico. È come se fosse, come siete, stata un po' anticipata la scelta che oggi è così rilevante, no? Quella di, della protezione contro i rischi di inflazione. Poi, qualche anno dopo, diciamo a metà della, di questa, cioè della scorsa decade, quindi 2014-15, arriva uno shock molto importante, che è uno shock petrolifero. Non ce lo siamo già dimenticato, ma nel 2014 i prezzi del petrolio, il Brent, crolla, perché ovviamente scoppia, cioè è come se diventasse chiaro agli operatori che un vecchio regime, che il grande ciclo delle commodity si è di fatto interrotto abbastanza bruscamente e che il futuro non sarà mai come lo avevamo immaginato in passato. Il futuro delle commodity sarà un futuro diverso per tutta una serie di fattori legati alla domanda e all'offerta. Il peak oil, come si dice, probabilmente è alle nostre spalle, e questo ovviamente condiziona moltissimo l'attività dei fondi, che si devono riposizionare, che devono ovviamente ripensare e riottimizzare anche la loro funzione di stabilizzazione dell'economia nazionale. Non abbiamo parlato molto delle funzioni, ma ricordiamoci sempre che una funzione cruciale dei fondi, soprattutto, anzi direi quasi esclusivamente quelli legati alla risorsa, è la stabilizzazione macroeconomica, cioè fare in modo che qualora l'economia e la commodity, in particolare su cui si basa la capitalizzazione del fondo, venga colpito da uno shock avverso, quindi di prezzo, quindi se cade banalmente il prezzo della commodity, allora il fondo, se ha questa funzione di stabilizzazione, viene in soccorso dell'economia nazionale svolgendo una importantissima funzione, come si dice, anticiclica, e quindi di supporto all'economia nel momento di bisogno. E questo è la quintessenza dell'approccio keynesiano alla policy, no? Cioè per cui supporto nei momenti di crisi e risparmio o accumulazione, se volete, nei momenti di ciclo positivo. Ecco, questa secondo me è una... Sì, prego. Così deve avere comunque il fondo un cuscinetto, in modo che la perdita di valore delle commodities comunque non infici di troppo l'andamento nel futuro, perché se sappiamo che un fondo magari vive grazie al petrolio, al prezzo del petrolio, se il prezzo del petrolio scende, allora scende anche il valore del fondo. Quindi sia deve essere in grado di reggere la botta, diciamo brutalmente, sia, come ha detto le professori, di aiutare il paese in funzione anticiclica. Quindi questo è un altro motivo per cui devono essere assolutamente ben gestiti indipendentemente dalla politica. Sì, certo. Quindi questo è ci porta appunto di nuovo a commentare questo momento molto, molto delicato per la vita dei fondi, che è stato quel periodo 2015-2016 in cui in alcuni casi i governi hanno dovuto intervenire anche per elevare risorse per poter sostenere l'economia nazionale. Poi passano alcuni anni e diciamo verso la fine della scorsa decade un'altra cosa che ha colpito gli osservatori è stata questa incredibile presenza dei fondi nel mercato del cosiddetto venture capital, alla ricerca di unicorni come molti altri investitori istituzionali, però con delle transazioni di ammontari che hanno veramente sorpreso. Quindi sono, come dire, rapidamente hanno preso le forme quasi appunto di fondi di venture capital, quali appunto i grandi fondi americani, da KKR, che se puoi, eccetera, con delle operazioni mirate, con delle partnership strategiche fatte ovviamente con fondi di private equity o di venture capital loro stessi, creando delle piattaforme di investimento che in alcuni casi hanno raggiunto dei ticket size, come si dice, cioè dei valori, controvalori delle operazioni incredibili, tra cui spicca naturalmente i 100 miliardi di investimento fatti dal fondo saudita in questo
abbastanza controverso fondo che si chiama Vision Fund, che ha come sponsor la grande istituzione finanziaria giapponese di Masason, che si chiama SoftBank. E poi arriva il Covid, e questo è il grande è un momento di, ovviamente, come per tutti, naturalmente, qualunque, non solo nell'ambito finanziario, ovviamente il Covid ha questa capacità di essere una livella per tutti i soggetti minimamente rilevanti. E i paesi, le economie, ovviamente si ritrovano nel marzo scorso a gestire la pandemia. Ci ricordiamo il crollo di borsa del 18 marzo, quando il Covid viene ufficialmente dichiarato dalla World Health Organization pandemia globale, e in quel momento i fondi sovrani vengono in soccorso alle loro economie, perché ovviamente si anticipano un crollo, anticipano la crisi e intervengono in maniera massiccia. Noi abbiamo calcolato che nell'arco del semestre successivo allo scoppio del Covid, i fondi nel complesso, quindi nell'aggregato dell'attività dei fondi, noi abbiamo individuato circa 170 miliardi di dollari di liquidazioni, quindi di dismissioni, a favore delle economie locali. Quindi il patrimonio dei fondi è stato messo a disposizione per un'attività di supporto che ha preso naturalmente tante forme, tra cui anche quella della ricapitalizzazione di aziende colpite dalla crisi, in quei settori dal trasporto alla logistica, quelli che erano stati impattati molto severamente, che ovviamente avrebbero rischiato il fallimento, sono stati sostenuti in maniera importante dai fondi sovrani, che hanno liquidato una parte del loro patrimonio, sempre in quella logica di stabilizzazione anticiclica, no? Perché è quello che si deve fare, ovviamente, in queste situazioni, in situazioni di emergenza, il fondo sovrano deve attivare questa funzione di stabilizzazione. Poi, ovviamente, è interessante vedere quanto sia stato anche contestualmente investito dai fondi sovrani, no? Oltre a liquidazioni, è stato anche investito, e come? Si è vista un'attività, cioè i fondi sono stati estremamente reattivi, anche nel confronto temporale. Cioè, se noi andiamo a vedere l'investimento l'anno precedente, 2019, addirittura vediamo che nel 2020 i fondi sovrani hanno investito il doppio, quasi 70 miliardi di dollari di investimento solo nel 2020. Quindi è vero, c'è stata quindi una funzione anticiclica di supporto all'economia, ma c'è stato anche, magari non in maniera generalizzata, ma da parte di alcuni, e poi faremo nomi e cognomi, un'attività anche di investimento molto opportunistica, alla ricerca di, come dire, di entry points, come si dice, no? Cioè di occasioni anche nei mercati sviluppati. E ovviamente noi abbiamo il riferimento qui è il fondo saudita, il Public Investment Fund saudita, Mubadala, il fondo sovrano, il secondo più grande fondo sovrano di Abu Dhabi, e altri investitori, tra cui anche ad esempio Temasek. Quindi si è visto, si è notato anche questo. Una cosa che secondo me è interessante vedere è ma i fondi hanno che ruolo hanno avuto anche rispetto proprio al tema dei vaccini, lo sviluppo dei vaccini. Se andiamo a vedere, quasi dietro tutti i vaccini che sono stati sviluppati dalle grandi case farmaceutiche ci sono gli investimenti del fondo sovrano. Ad esempio BioNTech, che è partner di Pfizer, aveva come partner, quindi investimenti molto rilevanti, proprio da parte del fondo sovrano di Singapore, Temasek. Quindi era uno degli investitori di BioNTech che poi ha sviluppato Pfizer. Sputnik, il famoso
vaccino russo è stato creato dal Russian Development Investment Fund, l'RDIF, così come ADIA, che è il fondo qui emiratino principale, era investitore di Moderna. E altra cosa interessante è che proprio qui ad Abu Dhabi, non molto distante da dove abito io, il Mubadala, una subsidiary di Mubadala che si chiama G42, ha sviluppato una facility di produzione del vaccino cinese Sinopharm, che poi è stato di fatto distribuito qui negli Emirati. Interessante anche questo, vedere che, come dire, c'è stato proprio anche un ruolo molto, molto specifico, ecco, direi quasi mirato, per non dire chirurgico, dei fondi sovrani nelle misure, nella politica di contrasto al Covid. Vediamo un po' qualche domanda, se no parlo troppo. Sì, Fabio Ciucci chiede se questo SoftBank Vision Fund di cui ho parlato prima, di cui 40 miliardi su 100 del Fondo Arabia dell'Arabia Saudita, sia una specie di misto politico-privato. Allora, la definizione di misto politico-privato è... penso sia più o meno quello che ho detto all'inizio. Sì, naturalmente, devo dire, ça va sans dire. È chiaro che quando noi abbiamo dietro degli investitori di questo tipo, abbiamo naturalmente delle, come dire, dei forti orientamenti politici, però il cosiddetto Vision Fund adesso non sta passando dei momenti particolarmente brillanti, ecco, questo va detto, che non è forse tra tutti i vari le varie operazioni che abbiamo visto quello che ha riscosso maggior successo. Chiaro che quando si parla di private equity e di venture capital bisogna ovviamente dare un ampio respiro agli investimenti per poter poi vedere se all'interno di questo portafoglio arriveranno o scaturiranno quei due unicorni che ripagheranno tutto il resto dell'investimento. Certo è che alcune cose, alcuni progetti sono finiti piuttosto male. Il caso di WeWork è abbastanza emblematico. Quanto conta il fatto che ci sia una governance un po' lusa all'interno del Vision Fund, nella politica di investimenti, e quanto poi questa come dire, debolezza della governance è determinata da questo mix politico-privato? Difficile dirlo, però sicuramente questa combinazione di incentivi e anche un po', come dire, la dimensione di investimenti, cioè un investimento come quello di PIF, del Fondo Sovrano Saudita, di 40 miliardi di dollari, è un investimento che esorbita qualunque capacità di controllo, cioè nel senso controllare 40 miliardi di investimento con un singolo soggetto è davvero, in America direbbero, un long shot. E quindi, certo, è sfidante l'idea di provare a realizzare delle operazioni del genere combinando efficienza e redditività finanziaria. Ecco. Esatto. Allora, gli ascoltatori, se avete altre domande, per favore, mettetele qui nella chat di YouTube. E andiamo quindi verso la chiusura con l'ultimo punto. Chiudiamo con le sfide di questi fondi di investimento, di questi fondi sovrani. Ne abbiamo già in parte parlato, ha già in parte spiegato il professor Bortolotti. E mi sono preparato un tema che a me piace molto, che si chiama il Dutch Disease, che viene inteso come male olandese, che è un concetto economico, una delle sfide dei fondi sovrani non attuali, ma di sempre. Questo concetto, questo male olandese, che prende paradossalmente, che cosa significa? Significa che lo sfruttamento di risorse naturali da parte di un fondo di investimenti, un fondo sovrano, può portare a un crollo del mercato manufatturiero all'interno del paese. Mi spiego meglio. Lo sfruttamento delle risorse naturali, come ad esempio il petrolio, un eccessivo sfruttamento e una gestione non ottimale dei frutti di queste risorse può portare il mercato interno, non delle risorse naturali, è una perdita di competitività rispetto al mercato. In che modo? Qualora tutti i frutti delle risorse naturali fossero investiti o comunque non fossero ottimalmente
utilizzati dal paese, cioè qualora fossero investiti internamente nel paese o non fossero ottimalmente utilizzati, ci sarebbe un apprezzamento del tasso di cambio reale e, come la maggior parte di noi saprà, un apprezzamento del tasso di cambio reale dovuto a cause come queste porta soltanto a una perdita di competitività di prezzo e di prezzi relativi rispetto ai concorrenti. E quindi quali sono le possibili soluzioni? Uno, investire i frutti di queste risorse all'estero o una gran parte all'estero. Infatti il Fondo Sovrano Norvegese investe quasi tutto, no quasi tutto, investe una grandissima parte negli indici americani. O ancora, un esempio stupidissimo, il gruppo China Investment Corporation ha tantissime partecipazioni, tra cui anche Poste Italiane, sto leggendo, ha partecipazioni in BlackRock, in Morgan Stanley, ad esempio nel grattacielo per uffici 1211 Avenue of the Americas a New York, o ancora in Deutsche Bank, nell'aeroporto di Heathrow a Londra, o ancora Rockefeller Center. Quindi è necessario che i fondi sovrani, per evitare un apprezzamento del tasso di cambio eccessivo, investano soprattutto all'estero. E ovviamente questo è in linea con la governance, in linea con la governance indipendente dal governo centrale. Perché qualora il governo centrale avesse troppa influenza, ci sarebbe un azzardo morale molto alto nel far investire eccessivamente all'interno del paese, in modo da gonfiare gli asset, da gonfiare i redditi, più di quanto sarebbe ottimale. Ancora altri casi, altri esempi per minimizzare questi effetti sarebbe il protezionismo, ad esempio, sussidi e tariffe doganali, ma è ovvio che se bisogna scegliere tra uno o l'altro, cioè tra investire all'estero o mettere dei dazi, è ovvio che la prima soluzione è sempre la migliore. Quindi è una questione molto molto delicata il dove investire, e quindi qui richiudo il cerchio dicendo che è importante e necessario che la governance sia indipendente dal paese. Poi lancio una provocazione alla fine, se lei vuole aggiungere qualcosa così per chiudere su queste sfide, globalizzazione e soprattutto geopolitica. Fare un piccolissimo focus sulla geopolitica, perché comunque potrebbero essere usati come strumento di geopolitica dai paesi, però qui si torna sempre al fatto della governance, quindi come rispondere in questo caso? Ma allora dipende che cosa. Il tema è straordinariamente complesso, quindi è molto difficile che in così pochi minuti riusciamo veramente a dire qualcosa di interessante. Mi fermerei soltanto alcuni flash su questo tema. Allora, la cosa più importante da dire è che nuovo equilibrio macroeconomico che sta venendo fuori adesso è un equilibrio ortogonale rispetto a quello che ha determinato la nascita e la crescita dei fondi. Che cosa voglio dire? I fondi sovrani sono una contropartita finanziaria della globalizzazione, sia sul fronte delle commodities, perché la globalizzazione ha naturalmente portato a un incredibile aumento della domanda delle risorse da parte soprattutto dei paesi in via di sviluppo o emergenti, ma anche ovviamente dal punto di vista dell'altra tipologia di fondi, che sono quelli basati sul surplus. E ricordate sempre, parlo agli studenti, la grande equazione macroeconomica, per cui i surplus commerciali hanno una contropartita finanziaria nella bilancia dei pagamenti in termini di ovviamente investimenti all'estero, di asset detenuti da un paese all'estero. Quindi questa cosa è finita, cioè cioè l'idea che i paesi esportatori continueranno ad accumulare asset è finita, perché ovviamente abbiamo visto che il nuovo ciclo è un ciclo in cui le economie si contraggono, stiamo toccando i temi della geopolitica, stiamo vivendo uno scontro che ormai è palese tra Stati Uniti e Cina su ogni singolo dossier. E quindi la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti devono comunque essere compatibili tra loro, e quindi avremo una contrazione del trade, una contrazione del commercio internazionale e una contrazione degli investimenti. Quindi le economie forzatamente tenderanno a richiudersi di qui a qualche anno. Bisogna vedere almeno quali economie. Qui stiamo parlando, semplificando, di America e Cina, Stati Uniti e Cina.
ovviamente nulla vieta che si creino delle altre aree di interscambio e ovviamente la Cina si proietta non solo in tutto il cosiddetto Global South, dall'Africa al Medio Oriente e ovviamente al sud-est asiatico, ma si proietta ovviamente anche verso l'Europa con l'idea di riuscire a generare quei nuovi scambi che possono in parte controbilanciare la perdita che gli deriva dal trade, dal commercio transatlantico. Quindi immaginate l'incredibile rivolgimento che adesso noi ci troviamo a vedere, no? E in questo ovviamente i fondi sovrani sono parte molto, molto significativa di questa partita, perché sono le cassaforti finanziarie che fino adesso hanno lavorato grazie a queste disponibilità. Io non sono però pessimista, nel senso che il ruolo dei fondi sovrani è oggi un ruolo importantissimo, soprattutto se sempre più loro, cosa che stanno via via facendo, continueranno a progressivamente esporre i loro portafogli a nuove asset class nell'ambito del cosiddetto private equity. Cioè, io ritengo che i fondi sovrani saranno protagonisti di questa, assieme anche ai governi e anche ad esempio ai governi, le loro politiche di investimento, magari in economia, come si dice, ma non direttamente attraverso i fondi, tipo protagonisti di una nuova fase di sviluppo in cui si creeranno nuovi investimenti, si creeranno nuovi progetti di investimenti che poi potranno finire in borsa al momento opportuno e che potrebbero essere, almeno in alcune geografie, i motori di una nuova crescita. Ovviamente questa è una speranza, bisognerà andare a vedere i dettagli, bisognerà andare a vedere quali sono le compatibilità di questo nuovo regime e quali saranno poi ovviamente gli schieramenti, perché il mondo globalizzato così come l'avevamo immaginato, in cui non ci sono frontiere, la libertà di movimenti dei capitali è infinita, ahimè è una storia passata. Ahimè, fra l'altro tra virgolette, nel senso che ovviamente gli economisti sono ben consapevoli delle ovviamente ricadute negative anche di questa eccessiva esposizione ai flussi internazionali, ai flussi di capitale e alla globalizzazione. Perfetto, chiarissimo professore, grazie assolutamente, grazie a tutti voi followers di Liberi Oltre. Questa live andrà poi sul canale tra, penso, poche ore. Allora, chiudo con una provocazione. Una domanda che mi è stata fatta di recente, qualche mese fa. Ma può essere Cassa Depositi e Prestiti il Fondo Sovrano per l'Italia? Qui preferirei non lasciare risposta, ma per la prossima puntata. Per la prossima puntata magari potremmo dare una... Poi vi spiegherò meglio tutto la domanda come fu posta. Quindi vi chiedo, voi ascoltatori, per favore mettete tutte le domande che avete nei commenti del video, così magari per la seconda puntata possiamo rispondere o abbiamo comunque dei spunti su cosa andare più a toccare e cosa meno. Quindi grazie professor Bernardo. Grazie a voi. Grazie a tutti i followers e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.